e cercavo immagini nascoste tra le mura di casa, mi parlano di te. L'energia dei 43.9 ha conquistato il Viareggio Music Festival. Il neonato gruppo si è aggiudicato la chitarra d'oro per il brano Storia di un uomo, ma a vincere sul palco in riva al mare, lungo il molo al Bagno Flora, è stato soprattutto l'entusiasmo di un gruppo di giovani che ha voluto riaccendere i riflettori sulla musica indipendente a 50 anni dal leggendario Festival della Musica d'Avanguardia del 1971. Per tre serate, condotte da Felicity Lucchesi e Alessio Bartelloni, dal 25 al 27 agosto, 12 giovani artisti provenienti da tutta Italia si sono esibiti sul palco di fronte alla giuria presieduta da Giorgio Dolce, che con i posteri vinse nel 71 accompagnando Mia Martini. Un'edizione zero, spiegano gli organizzatori di Giovani per Viareggio insieme al direttore artistico Umberto Cinquini, che lascia ben sperare per una conferma dell'evento per l'estate 2022. Abbiamo già alcune richieste nelle pagine private, nella pagina di Giovani per Viareggio e direttamente anche ad Umberto Cinquini. Abbiamo già 7 ragazzi che ci hanno mandato la richiesta, alcuni addirittura già anche il pezzo con il quale intendono candidarsi nel 2022, quindi siamo veramente contenti perché non ci aspettavamo un successo del genere. Per noi era una scommessa, sapevamo, ci credevamo, ma fino a questo punto neanche noi. Quello che ha funzionato nella maniera che noi volevamo è la semplicità, ossia è venuto fuori la vera essenza di un festival indipendente di musica per giovani emergenti, e che è appunto stata la semplicità di avere un'organizzazione piena di entusiasmo. Cosa dovrà diventare il festival? Ma si dovrà consolidare nella sua indipendenza, nel suo essere un festival veramente scevro da ogni catalogazione della musica attuale, no?